Sono tanti, anche in base all'ultima finanziaria si parla tanto di licenziamenti, si parla tanto di rivoluzionamenti della scuola pubblica. Cosa la CISL intende fare in questo quadro che molti definiscono drammatico? Ma io dividerei il mio intervento in due fasi. Il primo, quello che la CISL ha fatto, e la CISL ha fatto delle cose importantissime in questo momento veramente critico. Ha favorito l'immissione in ruolo di 67.000 unità di personale docente, quasi 1.000 nella sola provincia di Taranto. Quindi in un periodo in cui la precarietà sembra essere diventata la norma, nella scuola abbiamo assistito all'immissione in ruolo di 67.000 unità di personale. La seconda cosa, abbiamo garantito, nonostante il blocco degli stipendi, di tutto il pubblico impiego fino al 2013, forse anche al 2014, gli aumenti retributivi legati all'anzianità di servizio, ovvero gli scatti. Nella sola provincia di Taranto si ipotizza una perdita netta di 31 istituzioni scolastiche per effetto della costituzione degli istituti comprensivi. Questo comporterà ovviamente risparmi di sistema e potrebbe comportare tagli di personale. La CISL ha compiuto un'opera fondamentale di mediazione con il governo in questi mesi, facendo sì che tanti provvedimenti, tanti interventi legislativi non venissero attuati a danno dei lavoratori del pubblico impiego e della scuola in particolare. Facciamo riferimento alle tredicesime, ci volevano scippare gli anni di laurea, il servizio militare. La mediazione è riuscita, adesso però si volta pagina. Abbiamo deciso di incominciare a far sentire la voce dei lavoratori del pubblico impiego e della scuola. I tagli alla scuola li ha già sostenuti e il suo costo, il suo prezzo per pareggiare il bilancio dello Stato lo ha già pagato. Parliamo di 8 miliardi, 132 mila posti di lavoro. Adesso si dice basta, le risorse devono tornare e devono ritornare sulla scuola perché se è vero che l'Europa vuole lo sviluppo e la crescita di questo Paese, è necessario puntare sulla formazione, sull'istruzione. L'ho detto lo stesso Draghi, non è possibile la crescita economica di un paese senza i giovani e i giovani hanno bisogno della crescita. La provincia di Taranto, d'intesa con le associazioni venatorie e faunistiche del territorio, chiede alla Regione la modifica della legge in materia faunistica. Sentiamo. L'assessore provinciale alle attività produttive Antonio Scalera ha riunito i rappresentanti delle 8 associazioni faunistico-venatorie del territorio per discutere delle modifiche da proporre alla Regione Puglia alla legge numero 27 nel 1998, che concerne le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria. Oggi ho voluto convocare le 8 associazioni del mondo faunistico venatorio della provincia di Taranto per proporre all'ente regione, alla regione Puglia, una modifica della legge 27 del 98, in quanto è una legge obsoleta e non rispetta più l'attuale. Per questo oggi ci riuniamo, stiamo facendo delle proposte che daremo alla Presidente della Commissione regionale, l'amico Donato Pentassuglia, per poi portarle in Regione e vedere se le nostre proposte poi sono attuabili in Regione. E continuiamo a parlare di caccia con una notizia di cronaca. Gli agenti della Polizia Provinciale in località Torretta, Masseria Moroni Nuovi, hanno sorpreso una persona della Lombardia in flagranza di reato, intenta a esercitare la caccia con l'uso illegale di armi e apparecchiature di richiamo vietate. Posti sotto sequestro penale probatorio, il richiamo acustico, i fucili utilizzati per commettere l'illecito, mentre le 22 allodole abbattute e ritrovate nel carniere sono state confiscate e successivamente incenerite. L'uomo è stato segnalato alla competente autorità giudiziaria per violazione alla normativa sulla caccia per attività venatoria con mezzi non consentiti. E proseguiamo con la cultura. Si è svolta al Tatà nella serata di ieri la presentazione, la lettura del libro Volevo essere una farfalla di Michela Marzano. Scottante tema trattato, l'anoressia. La scrittrice Michela Marzano ha presentato a Taranto, al Teatro Tatà, il suo ultimo libro. L'appuntamento di importante valore culturale e sociale è stato organizzato dal Presidio del Libro di Taranto, l'Associazione Il Granaio e la Libreria Dickens, in collaborazione con il CREST di Taranto, con il patrocinio del Comune di Taranto e il sostegno della Regione Puglia.
Tema scottante del libro, volevo essere una farfalla, gli squilibri alimentari, e pensiamo che non ci sia modo migliore per farvi entrare nella forza espositiva del libro che leggervi un estratto. L'anoressia non è come un raffreddore, non passa così da sola, ma non è nemmeno una battaglia che si vince. L'anoressia è un sintomo che porta alla scoperta quello che fa male dentro. La paura, il vuoto, l'abbandono, la violenza, la collera è un modo per proteggersi da tutto ciò che sfugge al controllo, anche se a forza di proteggersi si rischia di morire. Io non sono morta, oggi ho 40 anni e va tutto bene, perché sto bene, cioè sto male, ma male come chiunque altro, ed è anche attraverso la mia anoressia che ho imparato a vivere, anche se le ferite non si rimarginano mai completamente. In questo libro racconto la mia storia, pensavo che non ne avrei mai parlato, ma col passare degli anni parlarne è diventata una necessità, per mostrare chi sono e che cosa penso, perché forse senza quella sofferenza non sarei mai diventata la persona che sono. Probabilmente non avrei capito che la filosofia è soprattutto un modo per raccontare la finitezza e la gioia, gli ossimori e le contraddizioni, il coraggio immenso che ci vuole per smetterla di soffrire e la fragilità dell'amore che dà senso alla vita. Inaugurata ieri sera in via Cesare Battisti al civico 567 a Taranto, l'apertura della nuova concessionaria MJ Motors, rivenditrice dei marchi Seat e Volkswagen della famiglia Sciano Denuzzo. L'azienda nasce nel 1983 a Francavilla Fontana e inizia la sua attività rappresentando il marchio Piaggio, azienda leader nel settore due ruote e veicoli commerciale, con i brand Piaggio, Vespa, Gilera e veicoli commerciali. Nel 2001 l'azienda Piaggio assegna un nuovo mandato per la città di Taranto e provincia. Viene quindi costituita l'attuale ragione sociale MJ Motors SRL, con sede a Taranto in via Cesare Battisti al civico 575, che prevede la partecipazione in famiglia dei due figli Mimmo e Gabriele. Le sinergie di intenti volti alla soddisfazione del cliente e il costante lavoro svolto con qualità e trasparenza hanno permesso di mantenere ed ampliare la presenza sul territorio con l'acquisizione del service Seat e Volkswagen. Da MJ Motors non solo auto nuove, ma anche un vasto parco usato. MJ Motors è aperto tutti i giorni, escluso la domenica, la mattina dalle 8 alle 13 e la sera dalle 15 alle 19. L'obiettivo è quello di lavorare in qualità e trasparenza, hanno detto i titolari, i quali, nonostante il periodo di forte crisi economica, hanno voluto credere nel prodotto e nei marchi automobilistici, meritandosi così il plauso del numero uno della provincia di Taranto, Gianni Florido. In momenti così difficili, a vedere gente che ha il coraggio di investire, ristrutturare edifici, investire in immobili importanti, in officine, in auto, non è una cosa facile. Quindi io ho accettato con piacere questo invito che mi hanno rivolto a essere qui stasera, perché credo che bisogna testimoniare vicinanza a chi ha il coraggio in questi momenti di rischiare, perché questo ci dà ancora speranza per il futuro. Una notizia: questa sera al Teatro Orfeo Giuseppe Ayala, ex senatore della Repubblica, magistrato impegnato nella lotta alla criminalità organizzata al fianco di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, pubblico ministero nel maxi processo dello Stato a Cosa Nostra, che nell'87 condannò al carcere ben 360 malavitosi, sarà protagonista dello spettacolo Chi ha paura muore ogni giorno, I miei anni con Falcone e Borsellino. Costo del singolo biglietto per assistere allo spettacolo: 20 euro platea e prima galleria, 18 euro seconda e terza galleria. I ticket potranno essere acquistati soltanto al botteghino del Teatro Orfeo, aperto tutti i giorni a partire dalle 18. Dunque gli spettatori non dovranno sostenere ulteriori spese per i diritti di prevendita. Il siparo si aprirà alle 21.15. Bene, termina qui questa edizione del nostro TG, ma restate con noi perché fra qualche istante c'è lo sport. Grazie per averci seguito e arrivederci a fra poco.